Ogni lunedì, mercoledì e venerdì veniamo nelle vostre regioni a raccontarvi quello che i giornali e certe volte anche la TV non vi raccontano. Dalle 20 alle 20, Rai 3, vi aspetto. Avete trovato nella buca delle lenti? No, no, aspetta, ma c'era prima quell'altro però. Siamo in onda! No. Ma quando uscite di casa, la porta la chiudete veramente bene? E la vostra serratura è veramente a prova di ladro? Seguite il test che abbiamo preparato per voi. Avete trovato, nella buca delle lettere, un invito a partecipare a una gita per sole 10.000 lire. Abbiamo scoperto che può costare molto, ma molto di più. Cari disoccupati, state studiando per partecipare a un concorso. Magari lo potete anche vincere. E poi potrebbero non assegnarvi il posto. Ci vediamo mercoledì sera. Mi manda Rai 3, un mercoledì nell'Italia dei Tranelli, condotto da Luigi Necco. Mercoledì alle 20.40. No, no, è andata una corsa pazienza. Dov'è quella signora? Le diamo il microfono. Perché a un certo punto della sua vita... Ma è giusto divertirsi con una napoletana tanto a poco. Non lo so se si... Ogni esperienza mi lascia un segno. Sono io che giro la ruota. Blue moon, you saw me standing alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was there for, you heard me say in a prayer. Ma le cose che lei racconta sono realmente accadute? Dicono di sì. So che sono accadute. Non c'è ragione di dubitarne. Però, in effetti, a distanza di anni, e soprattutto dopo averne scritto, sono spesso, albergo spesso la sensazione che non siano accadute, che siano romanzo, una storia scritta da me, ricostruendo, aggiungendo, togliendo, inventando. E quindi mi accade di provare il bisogno di andare a cercare qualcun altro, a cercare altri testimoni per rinfrescare queste cose, per verificarle. E devo dire che la verifica funziona. Sono cose veramente accadute. Così Primo Levi sul bisogno della memoria. Caro professor Broccoli, buongiorno. Buongiorno, caro Ferretti. Il bisogno della memoria è tanto più necessaria quanto più la realtà che si deve ricordare, nella fattispecie era la realtà drammatica dell'Olocausto, sembra incredibile. Vede, io ho visto il programma e l'intervista a Levi e mi tornava in mente un passo straordinario di Tucidide, il grande storico ateniese che ha descritto la guerra del Peloponneso, quando scrive più o meno così: ctemate esaei, mallone agonis, maesto paracrema quein, vuol dire: la memoria serve per ricordare continuamente quello che è successo e per fare in modo che questi fatti siano sempre presenti. È importante anche la fantasia nella memoria, perché quando Levi diceva ho raccontato e ho voluto quasi romanzare, perché in fin dei conti la realtà sembrava così lontana, però romanzata, e l'ho voluta riscrivere, era esattamente quello che qualsiasi storico, come si deve, dovrebbe fare, dare una ricostruzione dei fatti tenendo presente il suo punto di vista. E ancora una volta un ottimo programma di Gad Lerner, lo speciale Pinocchio, dal quale abbiamo tratto questa vecchia intervista a Primo Levi, credo sia un'intervista di una forse più di 20 anni fa. Sì. Ma era forse indiscutibilmente la cosa più vedibile ieri sera, lo speciale Pinocchio. Poi non c'era una gran scelta, il palinsesto non offriva granché. Noi Ferretti, caro Ferretti, noi siamo oltretutto legatissimi al telecomando. La nostra televisione agisce sul telecomando, quindi è anche normale passare da così. Sì, ci vorrebbe un telecomando nel tempo, perché ieri sera non c'era gran scelta, ce ne sarà invece stasera. Purtroppo non disponiamo di questo telecomando temporale. No, però dovendo fare trasmissioni del genere,
genere è quasi normale passare da temi altissimi a temi invece che possono essere televisivi. Questa è la realtà del telecomando. Di strategie televisive, di palinsesti, di strategie di palinsesto parleremo molto oggi. Ha visto, ieri c'è stata la conferenza stampa di Antonio Ricci, sì, che ha presentato la nuova coppia di Striscia la Notizia, che partirà lunedì. Eravamo lì, abbiamo ascoltato anche noi, abbiamo così stralciato un minuto delle dichiarazioni di Antonio Ricci, dalle quali si evince che Striscia la Notizia è come la Nazionale, Broccoli. Sì, non mi chieda come e perché, lo spiega lui. No, si passa da Tucidide a Antonio Ricci, è stupendo. Sentiamo. È stupendo. Io sono entusiasta della coppia Villaggio Boli perché hanno permesso a Striscia di superare un mese particolarmente terrificante. Venerdì scorso siamo stati comunque la trasmissione più vista di tutte le reti. È comunque un successo che fa discutere, è come la Nazionale di calcio, per cui cambia adesso ed è il bello di Striscia adesso, io sono molto contento che sembra cambi la formazione, è un caso nazionale, però meno male, cioè la trasmissione va avanti per questo. E allora, siccome Striscia la Notizia è come la Nazionale, noi ieri abbiamo fatto il televoto sulla Nazionale, oggi lo facciamo sulla coppia, sulla nuova coppia e quella vecchia di Striscia la Notizia. Vediamo un po', è anche così una dichiarazione di intenti da parte dei nostri telespettatori. Quale coppia preferite? Villaggio Boldi o Solenghi Gnocchi? Sulla fiducia, naturalmente. 0878 il prefisso, 2141 per Villaggio Boldi, 2142 per Solenghi Gnocchi. Naturalmente molti voteranno, ma non c'è il numero di telefono, Greggio Iachetti. Certo, ma cosa sono? Sono due mezze ali? Sono due terzini di sfondamento? No, io perché non lo chieda a me. Lo chiediamo a un giornalista sportivo come Mario Giobbe, che è tra i nostri ospiti stamattina. Buongiorno. Comincio a chiedere anche le vostre dichiarazioni di voto, Giobbe. Per quanto riguarda Striscia la Notizia? Sì, sì. Però c'è un discorso, Ricci parlava del cambiamento dei giocatori, eccetera, però l'allenatore rimane sempre lo stesso. Il Sacchi di Striscia la Notizia è sempre lui, è Ricci. In questo caso effettivamente l'allenatore cambia, conta forse più del 25%. Ma io sono molto amico del oddio mio. Veda lei, se si è ricordato il nome di un amico, io non lo posso aiutare. Del genovese di Giulio Solenghi. Abbiamo abbiamo lavorato insieme a Genova quando io cominciai a fare giornalista e lui faceva l'annunciatore di riserva nella sede Rai di Genova. Quindi Giobbe vota sulla fiducia e sull'amicizia Solenghi Gnocchi. Elisabetta Gardini, buongiorno. Buongiorno. Preferenze a questo proposito? Ma io devo dire che anch'io sono legata a Tullio, perché abbiamo fatto la domenica in... Ma sono tutti legati a Tullio, ma... E quindi voto per Tullio Solenghi e sono due voti. Vediamo se Castelnuovo ristabilisce una certa... Nino Castelnuovo, buongiorno. Buongiorno. Ristabilisce una certa par condicio, oppure se si schiera anche lui per la nuova coppia. No, a me sembra che la coppia che c'è adesso, fatta da Villaggio e Boldi, sia... Io non vedo moltissimo Striscia la Notizia. Sia puntini di sospensione. Sì, che sia una bella coppia. Insomma, una bella sono coppia. Molto meglio di Solenghi e Gnocchi, che non ho visto mai, ma credo. Però che non ha raccolto scegliere. Un gran successo. Non ha, sì? No, c'è stato un calo notevole degli ascolti. Ecco, io l'ho premesso immediatamente, ho detto non sono un grande fruitore di questo programma. Ogni tanto lo vedo perché, come diceva prima il professore, io col telecomando spesso cambio, anche avendo un bambino, poi oltretutto spesso sono sui cartoni. E comunque Castelnuovo ristabilisce la par condicio e vota Villaggio Boldi. Grazie Ferretti, io sentendo parlare Castelnuovo sentivo finalmente c'è giustizia a questo mondo. Renzo, per me è Renzo, è questo come Sean Connery 007. Castelnuovo per me è Renzo Tramaglia. No, mi veniva in mente, quando lei ha detto Renzo in quel modo, mi veniva in mente la parodia del trio. Lorenzo o come dicono tutti Renzo. Renzo, o come dicono tutti Renzo. Che devo fare? È così. Cara Adriana, un po' di rassegna stampa. Anche in rassegna parleremo di Striscia la Notizia, ma prima parliamo di polemiche che alla RAI non mancano mai. Risplodono le polemiche questa volta sulla storia giudiziaria di Vito Gamberale. Ieri sera doveva andare in onda Un giorno in pretura sul processo a Gamberale. I giudici hanno chiesto di rinviarlo. È stato rinviato a lunedì, ma lunedì è il giorno prima del processo d'appello, quindi è stato chiesto un nuovo rinvio. Minoli, notizia del Messaggero, dice ai giudici no, io trasmetterò lo stesso, lo speciale. Di parere opposto invece Freccero, che ha deciso ancora di rinviare l'inchiesta TV sulla massoneria.
E passiamo a Striscia la Notizia. Avete anticipato abbondantemente che la nuova coppia sarà Solenghi e Gianni Gnocchi, però Ricci dice in realtà io vorrei Biagi a Striscia la Notizia ed ha un altro sogno proibito, vedere in Rai lo show di Grillo. Ma quante cose vuole Ricci? Sogna troppo. Aveva detto Baldo, adesso addirittura Biagi. L'Unità, un'altra inchiesta sulla TV, più informazione e meno sesso. La TV questa volta indaga i gusti femminili e si scopre che le donne non amano le star. Alla domanda chi è il personaggio che vorreste far sparire definitivamente dalla televisione, il 20% ha risposto Alba Perietti, il 17% Valeria Marini e il 15% Pamela Prati. Quindi sembra che odino le belle donne. Posso interromperla un attimo, Adriana? Prego, io voglio leggere anch'io il mio titolo, anzi la mia agenzia. Sì, ho una DN Kronos, che è il lancio del nuovo gioco sondaggio dello spazio tech in internet. Abbiamo appena concluso quello sui personaggi della televisione, diciamo in positivo, in chiave storica. Beh, è partito ieri il nuovo gioco delle teche, vedremo credo in sovraimpressione l'indirizzo internet, almeno lo spero. Eccolo qua. E dunque, si tratta del telecane, lo abbiamo in un certo senso anticipato qualche giorno fa, perché si va verso i telegatti. Allora la nostra amica Barbara Scaramucci ha pensato provocatoriamente di giocare e di, così, di far votare gli utenti di internet su personaggio che gradiscono di meno, sulla trasmissione che gradiscono di meno. Sono in pratica gli stessi settori nei quali si assegna il telegatto, e invece se volete potete votare anche il telecane. Evviva! Adriana, abbiamo qualche altra notizia? E finiamo con una notizia, un evento, perché ritorna in televisione Carmelo Bene. Infatti il palcoscenico propone domani sera alle 22.30 Rai 2 la versione video di Macbeth Horror Suite. Torna sul piccolo schermo e dice: lo faccio perché rimanga qualcosa, e si dichiara addirittura felice di avere la Rai a disposizione. Forse più notizia questa che il fatto che vada in onda il suo spettacolo. Beh, il fatto che vada in onda lo spettacolo di Carmelo Bene comunque è notizia. Grazie Adriana. Dunque, diciamo le strategie del palinsesto, Broccoli. Hai visto quanti movimenti? E von Clausewitz, lo grande stratega. Ah, lo stratega, addirittura. No, sì, perché pare che Giorgio Gori si sposti da Canale 5, che sarebbe troppo di sinistra, a Italia 1, al posto di Petrugno. Mentre so che Vigorelli torna, cioè va a Canale 5 a fare una... Passa dalla Rai a Canale 5, sì. A Canale 5 o comunque a Mediaset. Sì, sì, a Italia 1. A Italia 1. A Italia 1, vabbè, insomma. E niente, non facciamo in tempo così a rincorrerli. Sì, sì, sì. Le ripeto, von Clausewitz, siamo partiti con Tucidide, sia bene in tutt'altra dimensione. Questo mi sembra tanto, queste strategie persiani, greci contro persiani, Salamina. E poi ci sono i programmi che si rincorrono a vicenda, rete contro rete. Manuela Lasagna. Bisogna che tutto cambi perché tutto resti come prima. Chi l'avrebbe detto? La filosofia del Gattopardo è diventata legge del piccolo schermo. Se le idee nuove scarseggiano, niente paura, per vincere la battaglia dell'audience, gli strateghi della programmazione TV hanno scoperto il palinsesto flessibile. Se un programma non tira, basta cambiarlo d'orario e magari sostituirlo con uno simile a quello in onda sulle reti concorrenti. È successo alla serie Happy Days, passata in pochi mesi dal primo pomeriggio del fine settimana alle 8 di sera e finita poi alle 13 su Italia 1. È successo a Bim Bum Bam, il contenitore pomeridiano di Canale 5, trasmigrato in blocco su Italia 1 per lasciare il posto alla replica del Maurizio Costanzo Show, a sua volta trasferito dal mattino per contrastare la cronaca in diretta di Rai 2. La guerra televisiva si combatte anche così, a colpi di palinsesto. 4 punti percentuali in più per Canale 5 e 2 per Italia 1 negli ascolti della fascia pomeridiana, un buon risultato. E il telespettatore tradizionalista e abitudinario? Nessun problema, si abituerà anche a questo. La parola d'ordine da sempre è rubare audience al concorrente. Non sempre riesce, ma intanto si moltiplicano i programmi fotocopia. Tira e molla contro Luna Park, Verissimo contro Italia Sera, Buona Domenica contro Domenica In. E quando è impossibile reggere la concorrenza? Si può sempre giocare la carta dell'ironia e, come nella fiaba, affidare al gatto e alla volpe l'ingrato compito di sfidare Pinocchio. Oh, e poi ci sono i grandi ritorni, caro Broccoli, anche in questo caso lei ne è responsabile. Sì, il ritorno di Elisabetta Gardini in radio, proprio stasera, no Elisabetta? Sì, è in qualche modo un ritorno in Rai, ma quasi un debutto alla radio, che devo dire mi fa un grande piacere, perché la radio è un mezzo che ho sempre amato come ascoltatrice.
e che ho sempre pensato mi sarebbe piaciuto fare. E finalmente, grazie al professore... No, non è veramente grazie. Tutto vero. No, però sono veramente contenta. Questa trasmissione, che poi tra l'altro è già collaudata, quindi spero di non essere indegna, come dice, indegnamente rappresentata. Stiamo parlando naturalmente di Via Asiago, come io dico tu cure. Sì, in effetti il titolo è complicatissimo, Broccoli, questa sera lo sa solo lei. No, quella sanno anche altri. Questa sera Via Asiago 10, una trasmissione voluta dal direttore di rete Stefano questa Gigotti. Questa sera Via Asiago 10, lei si è dimenticato con puntini. È voluta dal direttore di rete Gigotti, prodotta da Adriano Mazzoletti, e questa sera la Gardini si cimenterà un tema straordinario, secondo me, la bottega, quindi artisti affermati. Poi è con un gruppo storico della radio che mi trovo a debuttare, perché Mazzoletti, Sanguigni... Certo. Gigotti, le botteghe, Elisabetta, intese in senso teatrale, naturalmente, no? Intese in senso teatrale, non solo però, insomma, arti e spettacolo... l'allargherei un po', sì, perché ci saranno tanti giovani e questo devo dire mi fa un gran piacere, perché sappiamo quanto sia difficile per i giovani avere delle vetrine, avere delle opportunità, delle occasioni di mettersi, di farsi sentire, di farsi ascoltare. E quindi la bottega di Gasman, quella e quindi la bottega di Gasman, quella di Lucignani, quella di Proietti. Ci sarà Desio e Massimo Ranieri che sono un po', diciamo così, padrino e madrina di questi giovani, li terranno a battesimo, perché è un'occasione in più importante, però sono giovani che già hanno ottenuto qualche risultato e cercano quindi una conferma, un ulteriore riconoscimento al loro talento, e ci auguriamo poi che un domani loro stessi possano fare quello che questa sera faranno Teresa e Massimo. Torniamo invece alle strategie televisive. Ci sono anche le strategie satellitari, Mario Giove. Esatto. Eurosport, per esempio, e in questo caso sei tu il responsabile. Sì. Che cos'è Eurosport? È un canale monotematico, è un canale da monotematico, esatto. Che però va via satellite. Ed è un consorzio di 21 televisioni europee, per la maggior parte sono televisioni pubbliche, che trasmette via satellite. Noi da un anno a questa parte entriamo in lingua italiana su Eurosport con 6 ore di trasmissione quotidiane. Però ancora la RAI non produce in proprio, ancora no. In pratica fornisce telecronache dirette, più formiamo, o meno dirette. Sì, formiamo soprattutto telecronache differite. Cioè noi andiamo in uno studio e, come si dice, dal tubo trasmettiamo la telecronaca. Vogliamo vedere, Giobbe, così, sì, un esempio. Tu hai portato un filmato, noi lo vediamo, è didascalico, nel senso che... Sì, intanto parte con la sigla della trasmissione. Ecco, possiamo dire. Ogni tanto viene fuori la sigla di Eurosport. Ripeto, posso darti dei dati. Nel dicembre del 96, 190 milioni di spettatori in Europa hanno seguito Eurosport. Beh, ecco, una bella audience. Come vedi, ci sono i commentatori e vicino ci sono le bandierine che sono riferite alle nazioni. Il nostro Renato Bianda, TGS Rai. E questa è una caratteristica di Eurosport. Ecco, adesso, perché allora, se ben capisco, quindi le immagini sono uguali per tutti. I commenti sono diversi. Vedi, qui c'è il commento a cura della RAI TGS in onda su satellite Hotbird, 13 gradi est, poi ci sono i megahertz, cose che io non conosco assolutamente. Non ci provo nemmeno. Mi rifiuto. Ecco, poi questa qui è di nuovo la sigla e fra un po' vedremo anche il programma in sintesi delle trasmissioni di questo mese d'aprile. In questo mese d'aprile ci sarà grande tennis, ci sarà calcio naturalmente con le coppe europee, comincia la stagione del motociclismo con il Gran Premio di Malesia, ci sono, tu lo sai meglio, anzi lei lo sa meglio di me, le classiche di ciclismo del Nord Europa. E... A pallavolo? Pallavolo per il momento ce n'è poca, anche perché è una stagione... Finita la stagione dei campionati nazionali, poi cominceranno le varie manifestazioni internazionali, poi questa adesso comincia la stagione del ciclismo vero e proprio, le grandi tappe, le grandi corsa tappe, e comincia la stagione del tennis sulla terra battuta a Nizza Monte Carlo, poi si verrà a Roma, Parigi, poi per passare sull'erba di Wimbledon. Questi sono gli sport estremi. E qui c'è in pratica il programma di Eurosport per il mese d'aprile in grandi linee.
Andiamo decisamente verso il monotematico. Immagini stupende, pensi che magari ci si aspettava che io dicessi ma per carità lo sport, invece no, le immagini sono straordinarie. No, è curatissima la parte. Veramente straordinarie, complimenti, molto molto belle. E oltretutto, senza io l'ho detto prima della fine dei Tre Sogni, sì, noi avremmo convertito broccoli allo sport. No, ma perché invece c'è anche un fatto che il monotematico secondo me è una scelta perfetta, perché tutti coloro qua vogliono vedere sport, lo guardano lì. Esatto. Okay? Chi non ne vuol sapere non lo guarda. Io darei un'informazione in più agli spettatori: chi vuole sintonizzarsi su Eurosport, sì, su quelle strane cifre che abbiamo visto, esatto, abbiamo tanto deve prendere la una laurea padella. Ingegneria, no, la padella, la prima laurea ingegneria, no, poi il tecnico gli mette a posto come tutto. La padella, si dice la parabola, sì, quella che noi volgarmente chiamiamo la padella, vabbè, la parabola, che deve essere di 80-85 centimetri rivolta verso sud-est, mi sembra. Beh, adesso non si comunque, lanci. Anche la bussola ci va. E costa, non costa molto, costa 500.000 euro. Secondo me, dopo questo spot promozionale di Giobbe, ci sarà un calo nelle vendite, perché l'ha reso talmente complicato, bisogna orientarla. Dove? Dove la dobbiamo orientare? Verso, io a casa mia sto tentando di scoprire dove la devo... Sud-est. Se sta tentando di scoprirlo lei a casa sua, figuriamoci che indicazioni. Sì, ma adesso avrò la collaborazione del tecnico che me la monta. Vabbè, ecco, mi pare la soluzione migliore. Nino Castelnuovo invece, sempre così orientandoci nei palinsesti, la domenica mattina a mezzogiorno va in onda con mezzogiorno e 15. Mezzogiorno e 15, proprio la nostra ora. L'ora di Tre Sogni va in onda con un programma estremamente stimolante, sì, che è Fermata d'autobus. Sì. Lui e i bambini. Cos'è, un caro maestro 3? No. Mamma mia, no. Questi maestri con i bambini. Io ho iniziato, forse poche persone lo sanno, ma forse Ferretti lo sa, forse anche Broccoli. Così forse. Io ho iniziato da giovane con i bambini, perché la trasmissione di Mago Zurlì, Zurlì Mago Giovedì, la iniziai io c'era, Cobelli, c'era Tortorella, Cobelli. Ho sempre avuto una passione io per i bambini, anche adesso ho un figlio di 5 anni. Quindi l'idea di fare un programma con i bambini, perché il programma che facciamo, che è stato scritto, e il programma è tutto di Roberto Ripamonti, ha avuto questa idea straordinaria. Io volevo fare un programma con i bambini e fare sì che ad ogni puntata i bambini svolgessero un argomento, insomma. Ecco. Forse vediamo anche le immagini. Che cosa fate? Innanzitutto diciamo una cosa, questi bambini fortunatamente non sono petulanti, no, sono assolutamente genuini. Sono straordinari, sono la sporca dozzina, la chiamiamo noi, sono i mini giornalisti. E che fanno? Qui ad esempio, questo è un momento della puntata dove l'argomento era il razzismo, cioè le persone, gli emarginati, quelli che stanno fuori la società, eccetera. Questo è un barbone americano, se mi ricordo bene, che parla molto bene italiano perché sta in Italia da molto tempo, che sta cercando del cibo da un cassonetto, e qui i bambini lo stanno intervistando. E questa puntata sul razzismo va in onda questa domenica, dopodomani. Quindi sì, questa è un'anticipazione. Sì. Poi so che siete andati in onda anche, se non sbaglio, nell'ultima puntata l'argomento era la follia. Esatto, sì, la pazzia, sì. Li ho portati a Santa Maria della Pietà, in tanti posti dove ci sono queste persone che hanno questi disturbi mentali, per far capire ai bambini un po' che cos'è questa malattia, che poi oggi, se non è chiamata pazzia, ma depressione, che è un po' la stessa cosa, oltretutto. Io ho qui anche un elenco delle puntate che abbiamo fatto, perché la difficoltà è stata anche nel scegliere gli argomenti di volta in volta che i bambini devono sviluppare. Dopo il razzismo di domenica prossima andrà in onda la droga, la ricchezza, gli anziani, il calcio, l'ecologia, la politica. E che cosa fa Castelnuovo in tutto questo? Abbiamo detto, non è un maestro, d'altra parte questi bambini non ne hanno bisogno, li vediamo protagonisti, un accompagnatore. Sì, li accompagno. Come sì, Virgilio, da Renzo a Virgilio, vede, Virgilio che accompagna i bambini. Broccoli mi terrorizza, ogni volta che parlo terrorizza. Ma terrorizza anche gli spettatori, lo amano molto. Ma non cambiano più canale. No, su un autobus dell'ATAC, noi giriamo per Roma e speriamo poi, se dovessimo riprendere il programma l'anno prossimo, di toccare anche altre città, perché sembra che l'Italia sia Roma, certo, insomma, no? Con questo autobus dell'ATAC ad ogni argomento noi scegliamo alcuni punti fissi, persone da intervistare per i bambini. Poi io all'inizio parlo con loro dicendo l'argomento è ecologia, no? Ti faccio un esempio. Allora vado dai bambini e dico cosa vuol dire ecologia? Loro dicono qualsiasi cosa, che magari non c'entra niente con ecologia.
Poi durante tutto il programma loro vanno in intervista eccetera, ed ogni volta che risalgono sull'autobus io dico: allora dove siete stati lì e cosa avete scoperto? E loro mi raccontano, e quindi alla fine della puntata i bambini hanno capito quasi bene che cosa vuol dire, cos'è il significato dell'argomento. Promosso, adesso si spaventi Castelnuovo, perché adesso le metto paura. È un metodo straordinario invece il vostro, lo dico proprio chiaro, perché faceva così Rodari, il grande autore di favole. Prendeva i bambini, li metteva in classe e diceva: scriviamo una favola sul lupo, ma qualsiasi cosa, cioè il lupo doveva parlare in una certa maniera, oppure non so, scriviamo una favola sulla cattiveria. Ecco, questa è la maniera migliore per fare sì che il bambino possa imparare, perché ci si cala dentro e capisce. Come bello, se parlasse sempre così. Adesso non ha più paura di broccoli. No. Guardi Castelnuovo, prenda fiato, si distragga un attimo la broccoli, perché chi non ha paura di broccoli è Marina Morgan. Io? Buongiorno, ma Marina. Mai? Sono sempre terrorizzata da broccoli. Che è Manuela? Sì, Manuela. Allora volevo dire che Julio sarà ospite del bravissimo Paolo Limiti nella sua trasmissione serale di Ci vediamo in TV. Ah, e parleranno di tango. Cioè, speriamo ci dedichi Manuela. Julio, siamo inglese. A tua disposizione. Giobbe chiedeva chi è Julio, ma come si rende Julio? Conto? Iglesias. Ah, Iglesias. Ma che scherziamo? Marina, forse la telecamera non ha colto il momento, come ha fatto quando ha pronunciato il nome di Iglesias? Allora, chi? Julio Iglesias. Cara non Marina. L'hanno vista, ma insomma, in regia chi c'è, santo cielo? Marina, un attimo, ritorniamo al punto, che sarebbe poi quello della strategia televisiva, dei palinsesti, dei personaggi che vanno, che vengono. Anche la Morgan, è difficilissimo broccoli starle appresso. Io l'altra sera l'ho vista da Costanzo, lo sì, sai? Sì, sì, l'ho vista anch'io da Costanzo. Sì, sì, ha sì. Visto, e poi dicono che siamo soli al mondo, con 202 milioni di acari, come si può essere soli? Allora, per ritorniamo... Brava, riprenda il filo. Allora, per la serie Anche i ricchi piangono, però meglio dei poveri perché c'hanno i soldi, dirò che Channing Capwell... Non capisce più bene le cose in famiglia. Per i non addetti ai lavori, no, dobbiamo dirlo, però Santa Barbara. Ma come? Allora non mi segue nessuno qui. No, io sono offesa. Per tutti, per essere più chiari. Santa Barbara che va in onda su Rai 2 precisamente alle 10 del mattino e finisce alle 10.40 circa. Sono stata precisa, i sottotitoli non ci sono. Allora ritorniamo. Channing Capwell non capisce bene i suoi figli perché gliene stanno facendo passare di tutti i colori. Lui cosa fa? A Eden, che è una doppia persona. Sì. E lui, non capendo bene che cosa vuole sta donna, certo. Si rivolge a Robert Barr. Robert Barr sarebbe stato l'ex, diciamo, corteggiatore di Eden. Si rivolge a lui e gli dice: senti Robert, guarda, anche se tu sei stato mio acerrimo nemico, io dimentico tutto, però cerca di parlare con Eden, cerca di capire che cosa vuole questa donna, che cos'ha, perché per me un momento dice una cosa, un momento dice un'altra, non ci capisco più niente. Però non sa. Mi stavo distraendo, perché allora, Robert è il corteggiatore di Eden. Io fino a quel momento avevo creduto che Eden fosse un uomo. Eden. No, perché io l'ho capito, mi richiamava Anthony Eden, il primo ministro inglese di tanti anni fa. No, è una donna. È una donna. Con due personalità. Con due personalità. Io ho seguito Ferretti. Ma lei, Broccoli, ha detto che sapeva tutto la settimana, allora mi dice bugie. No, io sto ascoltando. Mi dispiace. Quindi Eden, due personalità. Cioè, Eden, che sarebbe la figlia di Channing Capwell, però ha questa doppia persona perché odia la mamma. Certo. Odiando la mamma, lei, la sua parte peggiore, vorrebbe la distruzione. Giobbe, non mi chiedere chi è, dopo te lo dico. No, perché odia la mamma? Ah, perché la mamma l'ha abbandonata quando aveva 8 anni e si è rifatta viva quando lei era maggiorenne e vaccinata. Allora, a quel punto lì non glielo perdona. Tant'è? Che rifacendomi ancora a Channing Capwell, che si rivolge a Robert e gli chiede di intervenire, però non sa Channing che Robert non è Robert, no, perché Robert è morto. È il gemello, che lui sta parlando con Quinn, il gemello di Robert. Ma era dimenticato il gemello. Il gemello. Mi scusi un attimo, ma qui manca oggi almeno Quinn, il momento topico. Dov'è il momento? Sì, perché se non c'è il momento topico. Arrivo. È bistopico questo, due volte topico. Bistopico, perché? Ferretti, io mi alzo e me ne vado. Io sul bistopico me ne vado, lascio lo studio. Sì, pochi secondi però, perché... Pochi secondi, dirò soltanto questo, che Eden adesso, la doppia personalità maligna di Eden, vorrebbe rubare una corona di brillanti, tempestata di brillanti della mamma, perché gli vuol fare dispetto. Che cosa fa? Cruis Castillo, che sarebbe il marito di Eden, si presenta a casa di Sofia, la mamma di moglie
di Channy Capwell e gli dice: Sofia, guarda che tua figlia proprio non la vedo bene per niente, anche perché ti ricordi quando tu avevi quell'anellino brillante di questa portata? Marina, ma se non sono basito, come dice proprio. Lei non ha visto Castelnuovo. No, io ho un'idea straordinaria, perché non fate un'inchiesta se è meglio vedere le telenovela o sentire la Morgan che le racconta? No, decisamente è meglio per la Morgan. Sì, carini, grazie. No, fermiamoci qui Marina, anche perché io stavo pensando alla corona tempestà di brillanti. Allora fermiamoci alla corona, la passiamo per competenza a Gnagnarella. Certo. Lui saprà che cosa fare. Lui se ne intende. Poi il filo lo riprendiamo la prossima puntata. Non c'è dubbio, tanto grazie io... Marina. Tanto. Perché? Senta, io non so, modestamente, ma forse si può pure non fare volendo, perché c'è la contatenovela. La sua telenovela. Sì, perché è nuovo, ho sentito i gemelli, i naufragi, ce n'è sempre una uguale. Il coprotagonista non riesce a avere figli, anche qui c'è un complesso freudiano di antagonismo con la madre, eccetera. Ne anima uno, scapestrato e legato nei movimenti. Frequenta amicizie pessime, fra queste amicizie ladri, truffatori, e si mette con una con una platonicamente, però con una ragazza con i capelli punk, con i capelli colorati di azzurro. Gli avevi in mente qualcosa? Sì, no, io sono indeciso fra aroma di caffè e quando si ama. Lei sente troppo la Morgan Ferretti, capelli colorati di azzurro. Il padre si dispera con questo qui che naturalmente frequenta ladri, eccetera, e si butta a mare. Naufragio, vede, però si salva grazie al naufragio. Naufragio c'era in Sentieri. Però non è Sentieri. Non è Sentieri. Guardi, poi finisce tutto in una bella burattinata. Vabbè, Pinocchio. Pinocchio, Ferretti, la fate i capelli turchi. Abbiamo fatto la sceneggiata. Dunque, a proposito di sceneggiate, ieri sera c'era un film su Rete 4, i bellissimi. Chissà perché ho detto a proposito di sceneggiate. Beh, insomma, l'etichetta era i bellissimi, però poi i contenuti, per quanto, sa che sono stati capaci di trasformare in un momento non topico, artistico persino... Bistopico. I saluti, lo scambio dei saluti, l'arrivederci. Segua con attenzione, 45 secondi di nulla, però con la targhetta i bellissimi. Di nulla. Ehi, Stefano! È una vita che non ci vediamo! Piero! Ma che ci fai qui? Guarda chi c'è, ciao, anche Giulia! Oh. Ah, sì. Stiamo andando a un party, vuoi venire con noi? No, con te non ci vengo. Con Giulia magari. Non ti offendere, eh? Sera. E allora, Piero, Giulia, Emilio, uno scrittore. Ciao. Ciao. Lavoriamo insieme. Piacere. Beh, allora noi andiamo. Davvero non vuoi venire? No, grazie, ho solo. Andiamo, Giulia. Ciao. 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 Speriamo che sia una bella festa. Ho proprio voglia di divertirmi. Perché? Vuoi che ti porti a una brutta festa? Ciao. Sì, direi proprio la sola, perché non so, vogliamo farci un film sopra io e lei, Broccoli, ci scambiamo i saluti, buongiorno, buonasera, arrivederci. Tutto bene, a casa tutti bene? I bellissimi. Ah, bellissimi. No, siamo seri, Broccoli, siamo seri perché qui dobbiamo parlare di una bella iniziativa della regione Emilia-Romagna. La nostra è la puntata del venerdì, ci avviciniamo al weekend, sappiamo il sabato sera con quello che comporta. C'è un'iniziativa duplice della regione Emilia-Romagna, direi su un piano squisitamente televisivo e poi pratico. Hanno chiesto a Oliviero Toscani di selezionare gli spot più belli, più efficaci soprattutto dal punto di vista televisivo, contro le stragi del sabato sera, e poi questi spot verranno proiettati nelle scuole della regione, così come, ma lo vedremo dopo, poi c'è un'iniziativa, le dicevo, pratica per agevolare così i ragazzi che vanno in discoteca la sera del sabato. Vediamo questi primi due spot oggi, credo che li manderemo in onda, ne manderemo in onda da più di uno naturalmente nelle prossime settimane. Questi due sono spagnoli. La curva más peligrosa puede empezar en la barra de un bar. Su vida a cero. Vogliamo tornare in studio? Sì, c'è stato un attimo di vuoto. Dunque, le dicevo poi di questa iniziativa pratica che consiste in sostanza nel tentare di evitare ai ragazzi l'andata e il ritorno in macchina.
in discoteca e dalla discoteca. Allora, non aggiungiamo altre parole, vediamo subito il pezzo di Nello Ricchi. Via con il servizio, grazie, sempre che il montaggio sia pronto. Tra la finzione e la realtà il passo è davvero breve. Questo è solo uno dei tanti spot televisivi, campagne pubblicitarie che scoraggiano l'uso di alcol e droghe e invitano alla prudenza. Questo è invece quello che spesso accade. Marzo 1990. Dopo una notte da sballo in discoteca, forse per l'eccessiva stanchezza o forse per mancanza di prudenza, un incidente. Due macchine coinvolte e 8 i morti. Ma non è un caso isolato, sono tanti, forse troppi, i cosiddetti incidenti del sabato sera. Un primato in negativo è della provincia di Ferrara. In 12 anni, dall'83 al 94, sono rimaste uccise più di 1000 persone. L'anno nero, l'89, 134 i morti, uno ogni 3 giorni e oltre 1000 gli incidenti. È ancora un dato angoscioso, terrificante. La prima causa di morte nei giovani tra i 15 e i 25 anni, gli incidenti stradali. Non è certamente la soluzione definitiva al problema, ma almeno un punto di partenza. Si chiama Discobus. L'assessorato alla cultura della provincia di Ferrara, all'interno del progetto Guida Sicura, ha previsto ogni sabato notte un nuovo e senz'altro più sicuro mezzo di trasporto per i giovani. Completamente gratuiti, gli autobus accompagnano i ragazzi all'ingresso delle discoteche. E qui uno sconto. E con l'autobus posso arrivare in una discoteca dove so di divertirmi e posso essere sicuro di essere tranquillo, di non correre rischi, di non correre problemi. Per cui lo prendo e sono sicuro di arrivare e di tornare. Si parte dalla stazione di Ferrara. 3 linee extraurbane collegano 7 comuni e 6 discoteche. A partire dalle 23 fino alle 5 del giorno dopo. Lo sballo è comunque garantito. Ci pensano musica e luci, ma non solo. Il consumo di alcol e droghe è in aumento. Per tutti la parola d'ordine è trasgredire. La gente beve. Beve. Alcolico soprattutto. I giovani sicuramente bevono per sballarsi, dai 25 anni in su vedi che trovi già anche l'amante del bere, quindi cerca già altre cose. Usciti dalle discoteche c'è il ritorno a casa, a volte purtroppo si ferma sull'asfalto. Sono comunque in aumento i prudenti. Si torna a casa più sicuri senza il rischio di incidenti come spesso succede insomma. Quindi penso che sia una cosa positiva, insomma, questo servizio. C'è invece chi si affida ad una sorta di roulette russa, sperando che non accada proprio a lui, chissà. Uno lavora, dopo una settimana di lavoro, vuole anche il suo divertimento, e a tutti i costi, anche se dorme mezz'ora, si deve divertire. Poi se dorme mezz'ora o dorme 5 minuti, l'importante è che si diverte. Poi se ce la fa, bene, se non ce la fa, è meglio che sta a casa. Sì, forse è meglio che sì. Qualcuno stia a casa a vedere la televisione. Sì, sì. Adriano, i misteri della notte. Ecco, adesso, invece di andare in discoteca. Sì, invece di andare in discoteca. Elisabetta, non è concorrenziale la cosa, nel senso che Via Asiago comincia alle 9, se non sbaglio. Sì, alle 9 di questa sera su Radio 2. E andate avanti fino a luna. Sì, sì, per i nottambuli con il dopo teatro fino a luna. Quindi dopo aver ascoltato voi ci si può mettere invece in ascolto per i misteri della notte. Mezzanotte e 55, allora, minuti sì, prima, perfetto. Storie di Minà. Questa sera Marco Pantani e l'ex gregario di Coppi, Pezzi, sono gli intervistati. Luciano Pezzi. Rai 1, 1.10, Tempo 900 di Rai Educational. Rai 1 ancora alle 2.10, La signora delle camelie, il vecchio sceneggiato con la Rosella Falk per la regia di Cotta Favi. Rai 3, 3.45, un film, Il fischio al naso, per la regia di Tognazzi. Grazie del suggerimento Job, è interpretato dallo stesso Tognazzi e da sua moglie Franca Bettoglia. Qualcuno dei presenti è insonne e sceglie qualcosa tra i programmi che abbiamo appena visto. Il fischio al naso non era male, no. Eh? Vero Job? Il fischio al naso è un film da vedere, uno lo può registrare e poi se lo vede. Che bescarsa fortuna. Intanto io mi sono alzato, sì, per consentire a Peppino Gnagnarella di arrivare qui in studio dal sommario. Mi preoccupa, ha un foglio in mano, cos'è? Notizie dell'ultimo momento? No.
Oh, invece Elisabetta, tra quei programmi che abbiamo appena visto, tu, no, io mi rendo conto, finita la trasmissione a l'una di notte vai a nanna, prima a mangiare e poi no, a nanna. No, io sono nottambula, assolutamente nottambula, fino all'alba io mi vedo tutti, io credo di vedere la televisione solo la notte. Allora c'è per te questa per signora già... dalle camelie di Rosé con Rosé la Falca, naturalmente. Anche, sì, sicuramente, penso di sì. Castelnuovo? Ah, io non sono nottambulo per niente, io. Vabbè, abbiamo capito il programma allora. Sì. Ma vedo poca televisione io, cioè, ad esempio questo è un orario in cui vedo la televisione, perché sono a casa a pranzare con mia moglie e mio figlio e quindi vedo spessissimo il tuo programma. Ah, che bene. Siamo contenti. Oppure il pomeriggio quando ci sono i cartoni, ecco. Ah già, so di un personaggio emergente, chi, come si chiama? Sonia? Su Super 3, sì, è un mito per i bambini. Sonia, su Super 3, la sera programmano soprattutto cartoni, quindi un trionfo. Io volevo dire una cosa sul programma Fermata d'autobus. Non vorrei che la gente pensasse che fosse un programma per i bambini. No, è un programma per adulti, per tutti, insomma. Ci sono i bambini, ma fanno le cose da grandi, insomma. È un programma per tutti, per i grandi, ecco. Grazie Castelnuovo. Gnagnarella, che notizie abbiamo? Ferretti. Buongiorno. Albania e politica sempre più intrecciati. Nel pomeriggio il Presidente del Consiglio Prodi ha convocato una riunione interministeriale per preparare la missione italiana in Albania. Intanto Prodi ha ricevuto questa mattina una lettera degli industriali italiani presenti in Albania. Gli investimenti italiani sono quantificabili in cifre molto elevate, giù nella vicina Albania. Gli industriali chiedono al Presidente del Consiglio di fare presto perché cominciano ad avere disperato bisogno di aiuto fisico anche loro. E in Albania si recherà lunedì il segretario del PDS D'Alema a portare la solidarietà al popolo albanese del PDS, probabilmente anche avrà una riunione con la sinistra albanese nel tentativo, e qui torniamo alla pagina politica, di far pressione anche da Tirana con il movimento socialista albanese su Bertinotti, che questa mattina ha incontrato Prodi confermandogli però il suo no e il no di Rifondazione Comunista più assoluto alla spedizione italiana in Albania. Questo ha fatto dire al segretario del Partito Popolare Marini, che ha aperto alle 10 questa mattina nel Consiglio Nazionale del Partito Popolare, del quale daremo conto, che allora è meglio cominciare a pensare ad un governo di minoranza e a, diciamo, in questa fase sciogliere i rapporti con Bertinotti, una strada, ha subito replicato il PDS, difficilmente praticabile. Della situazione politica ha parlato il segretario del PDS D'Alema questa mattina a Scalfaro, cercheremo di saperne di più, ma il colloquio ovviamente al Quirinale è assolutamente riservato. Pagina economica, il ministro del tesoro Ciampi e il ministro delle finanze Visco stanno tenendo una conferenza stampa congiunta, la conferenza stampa è ancora in corso, ne daremo conto alle 2.20 e alle 19, per quel che abbiamo saputo Ciampi e Visco ci faranno sapere che l'economia italiana sostanzialmente va bene, che l'Europa è sicuramente più vicina e alla portata dell'Italia. Corte dei Conti, una pronuncia della Corte dei Conti molto interessante, è lecito, dicono i magistrati contabili, condannare i responsabili di Tangentopoli a risarcire l'erario anche senza prove certe, quantificando il danno sopportato dallo Stato secondo il comune sentire. Violante, il Presidente della Camera Violante è intervenuto, ieri ne avevamo dato conto, Ferretti, sulle polemiche tra i magistrati e il Ministero di Grazia e Giustizia sulle misure il 41 bis per i capi della mafia. Violante dice attenti, interviene nelle polemiche, dice attenti a non far fare ai capi mafiosi quello che avrebbero fatto da liberi o che potrebbero fare i comuni delinquenti, tanto varrebbe altrimenti non arrestarli e lasciarli a casa. Sempre per la pagina di cronaca, processo Pecorelli per l'omicidio Pecorelli a Perugia, ci sono 55 testimoni, sarà ricostruita una cena nella quale potrebbe essere stato deciso forse anche l'omicidio Pecorelli. Infine, da ultimo, Ferretti, da ultimo, tennis, oggi pomeriggio parte la Coppa Davis. Pare che non ci sia niente da fare, Mario Giobbe è un esperto, così leggo perlomeno. Io devo chiederle, Gnagnarella, di soprassedere oggi con le Gnagna News, perché avendo qui Nino Castelnuovo, io non posso lasciarmi perdere l'occasione di una brevissima lettura dei Promessi Sposi, la mia ultima pubblicazione, il suo ultimo successo, però prima vediamo intanto, mentre Castelnuovo così va a trovare quel passo sulla folla milanese durante l'assalto qualcuno al forno, qualcuno dovrà prestare gli occhiali perché sono io pronti, non li ho miei, guardi Castelnuovo, eccoli qua, sperando che funzioni. Grazie, naturalmente. Sì, sicuramente. Allora Diana, vediamo stasera rapidamente un po' velocemente, peccato perché è una serata molto ricca soprattutto di buoni film. Italia 1 20:30 Il silenzio degli innocenti, Telemonte Carlo alle 20:30 Il papavero e anche un fiore, Rai 2 alle 20:50 Pippo Kennedy Show,
Rai 1 alle 20.50 c'è Super Quark, 22.30 su Rete 4 un altro buon film di Redford, Gente Comune, Rai 1 22.30 Blade Runner con Harrison Ford, altro film da vedere, Tele Monte Carlo alle 22.50 è un film di Alan Parker, Fuga di mezzanotte. La ringrazio per la sintesi, Adriana. Vediamo i risultati del televoto che erano praticamente scontati. Mi spiace per Castelnuovo, ma ha stravinto la coppia Solinghi-Gnocchi col 90%. Eh sì, non ha proprio funzionato la coppia Villaggio-Boldi, soltanto il 10%. Dunque, prima di chiudere, mentre cominceranno a scorrere i titoli di coda, io dicevo Broccoli, volevo chiedere a Castelnuovo quel passo, si ricorda la folla milanese e la descrizione manzoniana della folla milanese durante... Trovato? Un pezzettino, perché non vorrei confrontare la mia voce con quella del grande Sbragia, che era lui il lettore dei vari passi dei Promessi Sposi. No, ma poi purtroppo il tempo è quello che è, va avanti una pagina intera. Io comincerei da qui, di questa grande massa di gente durante lo sciopero del pane a Milano. Chi forma poi la massa e quasi il materiale del tumulto è un miscuglio accidentale d'uomini che più o meno per gradazioni indefinite tengono dell'uno e dell'altro estremo, un po' riscaldati, un po' furbi, un po' inclinati a una certa giustizia, come l'intendono loro, un po' vogliosi di vederne qualcheduna grossa, pronti alla ferocia e alla misericordia, a detestare e ad adorare, secondo che si presenti l'occasione di provare con pienezza l'uno o l'altro sentimento. Io la ringrazio molto, grazie Castelnuovo. Parola di Manzoni. Manzoni su Canale 5 è sempre in forma Castelnuovo, è sempre in parte, una fatica a scrivere e mi rendo conto. Grazie a tutti, grazie ai nostri ospiti Elisabetta Gardini, Nino Castelnuovo, naturalmente Mario Giobbe. Fine settimana, appuntamento dunque a lunedì. Ci vogliono dei saluti particolari, certamente Ferretti, lei l'ha fatta leggere a Castelnuovo al mio Renzo, io questo in arabo, siccome so che la Gardini sa l'arabo, questo è per coloro i quali sono di espressione araba. Complimenti per la trasmissione, Elisabetta. Allora, sa leggere meglio me. Seguendomi da destra a sinistra, allora Mabruk al Barnamig. La ringrazio e mi fido di lei, Gardini. Grazie a tutti, a lunedì. Cara, cosa mi succede stasera? Buongiorno e benvenuti alla Mediamente di venerdì 4 aprile. Avremo con noi nella nostra trasmissione multimediale, ovvero nelle nuove comunicazioni, quella che comincia fra mezz'ora, Daniele Vulpi ed Elisa Manacorda, che sono due giornalisti che ci parleranno della loro rivista telematica, una rivista pluripremiata, ormai un classico nel campo dell'informazione scientifica online, naturalmente, si chiama Galileo. Poi parleremo dell'HTML, che è il linguaggio che permette di scrivere su internet, e quindi vi insegneremo come cominciare a realizzare le vostre pagine in rete. Per le notizie internet, poi entriamo nel sito del Vaticano in onore dei nostri ospiti. Altre due notizie interessanti, parleremo di un importante progresso avanti nella risoluzione del problema dell'inquinamento. Ma cominciamo con il grillo. Oggi il dottor Fichera discuterà sul futuro della comunicazione con gli studenti romani di un liceo classico. Quindi ci vediamo fra mezz'ora e intanto le navigazioni in rete. Siamo in una delle pagine del Museo Svedese delle Telecomunicazioni. Qui ci sono foto e documenti online che arrivano fino ai nuovi cellulari, ma partendo dai primi telegrafi. Ed è il caso, ad esempio, di questo teatrofon, lo strumento presentato all'esposizione di Parigi del 1881, che permetteva di trasmettere canto e musica dal teatro dell'opera. Il futuro delle telecomunicazioni, naturalmente, passa attraverso internet, dove comincia ad essere in voga la teleconferenza. Collegandosi anche fino a 4 persone si può chiacchierare in rete oppure affrontare una riunione di lavoro. Ma come si trasformerà la società se le distanze verranno abolite fino al punto di poter vedere e di toccare a distanza gli altri, come nel caso della realtà virtuale? A questo classico tema dedica un saggio online lo storico del ciberspazio Alatas Fami. E di questo problema parla oggi nel grillo anche l'esperto di telecomunicazioni Massimo Fichera.